Gian Uras, siamo qua al quartier generale di Zedda. Gli chiediamo un po' le impressioni su queste prime, anche se i dati sono abbastanza, insomma, sono un pochino ridotti. Ma i dati sono parziali, fra l'altro ci arrivano da situazioni omogenee per comune, quindi non sono incluse le grandi città, non è inclusa Cagliari, e noi valutiamo questi dati per quello che sono parziali. Sappiamo che la battaglia è una battaglia che si è sviluppata in maniera molto dura, molto difficile per noi, e noi siamo contenti di essere in corsa e poi vediamo quello che succede. Secondo lei ha contato il fatto che voi non avete diciamo così, portato qua big nazionali? Ma noi pensiamo di averli qua i big nazionali, a incominciare da Massimo Zedda, ma ormai il mondo funziona così, cioè quello che si è capace di fare nella propria terra, nel proprio luogo di vita, poi condiziona se è positivo anche il resto del paese o anche dimensioni più vaste. Basti pensare che cosa sta succedendo nella battaglia per il clima: una ragazzina svedese che decide di fare un'iniziativa diventa il punto di riferimento di un movimento mondiale. E noi non ci sentiamo periferici, i sardi non hanno bisogno di individuare capi, né tantomeno di avere qualcuno che li tiri per la giacchetta, così come è stato fatto in passato da Silvio Berlusconi e come oggi tenta di fare con molto meno stile Salvini. Grazie. Prego.